Carissimi amici della Pogonotomia, buon mercoledì sera e ci vediamo in una giornata non solita perché domenica potrei essere in un posto dove non c'è il. Non è ancora detto, però potrei essere in un posto dove non c'è il wifi, quindi ho detto ma facciamo che farlo infrasettimanale, poi se poi domenica, come può essere, non vado, ne faccio un altro, se invece non posso fare il video. Ci sarà questo qua che verrà per questa settimana. Tante novità da presentare in questa, appena fatto la doccia, in questo video, un video metallico. Metallico perché partiamo dal pennello. Pennello metallico che è la grande novità di Extra Cosmesi. Io ne ho acquistato uno lunedì, quindi rodato di cavallo. Ora, questo è un pennello particolarissimo perché ha il manico di alluminio. Alluminio pesante, si sente in mano, insomma, è importante come. Questa è la versione, diciamo, originale, originale nel senso non lavorata. Potete vedere che sembra quasi acciaio, è alluminio in realtà. Esiste però anche la versione satinata, la trovate, penso, sul sito di Extra Cosmesi. Come esistono versioni satinate colorate, se non ricordo male 5-6 colorazioni, mi pare che sia rosso, l'oro, il blu, insomma è un'idea di Donato Ciniello che merita una grande attenzione perché è un pennello che mi ha impressionato in questi primi utilizzi. Anche io non ho mai avuto un ciuffo di cavallo, lo ammetto, e mi ha fatto un'ottima impressione. È molto morbido. Molto, 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 quasi uno straccio sulla pelle quando bagnato e molto quindi confortevole. Dello stesso, diciamo, della stessa serie, quindi con questo manico di vari colori, di varie satinature, più o meno esistono tre tipi di ciuffi: il cavallo, che è questo, il misto maiale tasso e il silver tip, che è quello più importante, ma che riguarda una fascia, diciamo, di utenza che ama il tasso in particolare puro. Se no, il compromesso è maiale tasso, come io ne ho anche un altro che però non è ovviamente questo metallico. Vedete che metallico di Extra Cosmesi, qua ci deve essere, se si vede bene, il brand. Ma alluminio per alluminio, allora andiamo anche di rasoio d'alluminio, del tanto diciamo chiacchierato. Fine di alluminio, rasoio leggerissimo, tanto leggero quanto caro, però va detto. Questo è un rasoio che va all'incirca sui 140-150 euro. E tanti hanno detto: ma sarà mica troppo per un rasoio di alluminio del genere? Vedremo, insomma, come uno slant bar, vedremo come si comporterà sulla nostra barba di 2 giorni. Eccolo qua, qua potete vederlo in tutta la sua geometria, quindi il fine di alluminio slant bar. Eccolo qua. Sapone e after. Stiamo sul room, bei room, però non della stessa serie, uno americano e uno italiano. Iniziamo a montare la lametta. Io vorrei una bella Kai per questo slant bar. Quindi prendiamo la Kai, che è molto della mia, se sapete, la mia preferita, molto, molto tagliente, molto, molto giapponese. È giapponese, d'altronde. E andiamo a. Mi affascina questa purezza di questa lama stainless, che come vedete non ha alcuna, ormai la conoscete a memoria, non ha alcuna scritta, pura, semplice. Rasoio leggerissimo, dicevo. Montiamo la nostra lametta e poi andiamo a inserire il suo pettine. La lama viene chiaramente tosta, senza rumore, tac. Viene molto deformata, torta dal meccanismo dello slant, e vedete che l'esposizione è importante. Comunque, cioè, stiamo parlando di uno slant bar, insomma, molto leggero, però. Quindi, come i rasoi leggeri,
hanno i pro e i contro. Sì, gestibile, ma attenzione, c'è anche gente che ritiene che sia più gestibile quello pesante. Sapone. Questo è un sapone, un regalo di Natale di Luca, che non avevo ancora provato. Eccolo qua. Il Bay Room americano della Stirling. Questo è un Bay Room americano. Sapore artigianale. Odore persistentissimo di rum, guardate che pasta. E proveremo a tirarla su con il ciuffo di cavallo, che è un ciuffo molto morbido. Forse non si deve fare, ma noi proviamo. Poi montarlo in ciotola. Proviamo a vedere se si riesce. Vedete com'è morbido questo ciuffo? Piano, 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 perché il cavallo, come mi ha consigliato Donato, tende a spezzarsi, no? Se uno lo usa male. E allora io piano, 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 adesso aggiungo un pelo d'acqua calda, improvviso, non ho mai provato a montare con questo pennello, quindi voglio improvvisare, un pelo d'acqua calda, a fare un po' quel lavoro che si fa con i saponi duri. Questa è una pasta abbastanza compatta, quindi potrebbe essere, poi dire, un goccino proprio, un goccino da qua a casa, un goccinetto proprio, ecco, così, basta. In modo da facilitare il lavoro del pennello, nel prelevare, leggerissimo, leggerissimo il lavoro, perché se no andiamo a rovinare il nostro ciuffo e non è proprio il caso. Leggerissimo, leggerissimo, intanto lui erode. La superficie di questo Bay Room americano artigianale. E vedete che adesso io sto con attenzione, ovviamente, portando via, ne ha già portato via abbastanza. Proviamo a vedere se basta per montarlo nella nostra ciotola. Ecco sì, vedete che basta. Il pennello non ha perso un pelo, almeno qua nel sapone. E adesso aggiungiamo un po' d'acqua. Vedete che già sta montando? Anche qua qualche goccia. Leggero, montaggio leggero, per non intaccare questo fantastico crine di cavallo. Vasatura del tardo pomeriggio, ma siccome domenica non sono sicuro di poterlo fare, magari lo farò, però non sono sicuro, ho preferito farlo e poi tanto rimane. Ecco qua, bello, eh? Monta molto bene questo Sterling. Così come monta anche molto bene questo ciuffo di cavallo, che sulla pelle ha l'effetto straccio, va usato non con le punte ma con i lati, come mi ha spiegato Ciniello, che è abbastanza competente sul ciuffo di cavallo, uno che da quello che so lo usa e quindi mi ha spiegato come utilizzarlo, evitando anche di danneggiarlo, perché poi uno, a seconda del tipo di ciuffo, no? Bagniamo il viso. Prima la doccia, quindi il viso era già abbastanza con i pori un po' aperti. E come vedete, come si spande bene. Uno straccio, no?
piacevole. Bel montaggio corposo. Adesso la palla passa al fine slant bar in alluminio. Eh beh sì, eh. La sensazione di efficacia è totale con la CAI, eh. Si sente proprio il pelo che va via. Ghigliottina. Allora, non ha fatto prigionieri, eh? Già la prima passata è molto soddisfacente. Stacchiamo il viso e andiamo di seconda passata con il nostro metallico in cavallo. Io direi di unire, visto che la barba è di soli 2 giorni, e il rasoio è molto efficace, il pelo obliquo al contropelo. Al massimo con un ritocchino. Palla da biliardo l'effetto, perché l'efficacia del rasoio che ha già portato via. In seconda passata proprio lascia il tavolo da biliardo. E qui facciamo il contropelo.
Direi che c'è tutto. Facciamo un ritocchino sotto il niente. Quindi mettiamo soltanto un... Ecco così. E andiamo a... ritoccare perfetto tutto pulito. Molto bene. Sciacquiamo il viso. Acqua fredda che sto caso. Andiamo a pulirci. Capello ancora bagnato. Io non uso mai il foam, non mi piace. Bene, direi che la cosa qua c'è, bello liscio. E a questo punto, Bayroom, Bayroom, rimaniamo in casa Ciniello, in casa Ex Cosmesi, Bayroom di Ex Cosmesi. Mischiamo gli oli essenziali con l'aftershave, questo è... Note fresche speziate, Bayroom, eau de toilette aftershave, quindi profumo aftershave. Molto bello il disegno, insomma, io un po' sbiadito, però, sì, un po'... però è molto, molto bello, carino. Tatuaggio, tatuaggio classico. Ovviamente c'è anche il sapone di questa linea e anche la crema. Eccoci qua. Un po' salatatura, che però oggi non uso per rapidità. Allora, facciamo una ricapitolazione. Protagonista sicuramente oggi sono è l'alluminio. Io pulisco intanto per farvi vedere bene l'oggetto. Vedete adesso è ancora bagnato, vedete come era più uno straccio. Cosa ciuffo? Lo asciugo un po', strizzo un po', lo apro, si apre molto bene, eccolo qua, bello aperto. Pennello indovinato, bravo Donato, perché fa anche rima, pennello indovinato, bravo Donato. Perché, ma non è voluta, perché io ero, come dire, non come dire dubbioso, però mi chiedevo, ma un manico di metallo, un metallico, non è un po' pesante? Invece no, perché... Anche grazie all'ergonomia dell'impugnatura e al bilanciamento, la spennellata è assolutamente confortevole. Pezzo importante, ben fatto. Io non avevo il cavallo, ne ho approfittato, però si può prendere appunto anche in maiale tasso, anche in silver tip, ed effettivamente è molto molto gradevole. Io ho scelto la versione, diciamo, neutra, non quella satinata, perché mi piaceva di più l'idea di questo colore naturale, diciamo così, chiamano naturale. Però sono molto belle anche le versioni satinate e le versioni colorate. Quindi, metallico, promosso, complimenti per l'idea a Donato, che me ne aveva parlato già qualche mese fa di questa idea di fare qualcosa di metallo, poi si è realizzata e devo dire che ha fatto un ottimo lavoro. Il sapone anche a me è piaciuto perché intanto ringrazio ovviamente ancora Luca perché me l'ha regalato per Natale, mi
insieme ad un altro sapone che poi vi farò vedere nell'utilizzo. Questo è americano ed è un bay room non aggressivo, un bay room che monta molto bene. Io non ho mai provato i saponi della Stirling. Questo è il primo, mi ha fatto una ottima impressione. Ripeto, un ottimo montaggio. Io l'ho montato piano perché avevo un pennello che non volevo stressare, ma probabilmente con un pennello un po' più duro si può ancora arrivare a un montaggio ancora più cremoso. Questo era già ottimo, però è un sapone che si presta molto bene al montaggio in ciotola, penso anche al montaggio in viso, quindi è assolutamente un sapone da consigliare americano, Stirling Bay Room. Lascio per ultimo il rasoio, non mi metto a soffermarmi sul Bay Room di Esocosmesi, ne abbiamo parlato tante volte, è un ottimo prodotto, è uno dei prodotti di punta secondo me diciamo, del campionario di Esocosmesi, e a chi piace questa fragranza effettivamente ha una persistenza, una nota di rum importante. Non troppo invadente, quindi insomma, ottimo prodotto, ma l'abbiamo già visto in passato, quindi non mi soffermo, ovviamente nel senso positivo del termine, cioè è consigliato, è consigliabile assolutamente a chi piace poi il rum, perché poi se non piace il rum allora cambiate, ci sono varie altre qualità, però a chi piace il rum questo qua effettivamente è un ottimo prodotto italiano. Arriviamo al punto della discussione, che è il rasoio. Allora, qui bisogna mettere, come dire, sul piatto della bilancia, intanto io smonto la lametta, che la metto nel suo sepolcro, e così poi intanto parliamo lo sciacquo. Allora, qui bisogna essere molto chiari. Il rasoio di per sé è un rasoio che funziona molto bene. È un rasoio che porta via tutto, è un rasoio che per quanto mi riguarda è stato facile da gestire in quanto pesa pochissimo. Se non ricordo male, pesa sotto addirittura i 40, proprio poco, cioè l'alluminio proprio. Il problema è il prezzo, perché stiamo parlando di un rasoio appunto che sfiora, non mi ricordo più il prezzo esatto, stiamo parlando di un rasoio intorno ai 150 euro, ecco, 140, 130, non mi ricordo più, comunque oltre 100 euro abbondantemente. Vale la pena? E la risposta me la dovete dare voi. Cioè, questo è un rasoio sicuramente fatto molto bene, con un materiale sicuramente di qualità, però abbiamo altri slant bar altrettanto efficaci che costano anche la metà. Abbiamo ad esempio della stessa Fine il Marvel che costa un terzo. Circa, vado spanno, non faccio cifra perché non ne conosco, se non dovrei avere davanti i listini, però. Chiaro, è un rasoio che funziona bene, un ottimo grip, un ottimo bilanciamento, un'ottima testa con una posizione della lama eccezionale. Caro, secondo me particolarmente caro. E questa è la scelta del rasatore, se io ad esempio come collezionista è chiaro che sì, assolutamente. Magari uno che dice no, ma io voglio spendere meno, trova dei prodotti altrettanto validi a prezzi minori. Qualità del rasoio c'è tutta. Bisogna essere onesti nella recensione. Qualità del rasoio c'è tutta. Il prezzo va valutato, perché è comunque un prezzo importante. Però il rasoio è un rasoio di grande qualità e di materiale, probabilmente tecnologicamente, perché non penso che siano, insomma, matti, voglio dire. Quindi se si sceglie anche un certo tipo di prezzo, perché il lavoro che è stato fatto su questo rasoio è un lavoro importante di progettazione, immagino, e di scelta di materiale, di lavorazione. Ce n'è anche una versione, credo in bakelite, ma si trova raramente. Comunque, quindi, diciamo così, a livello di funzionalità, a livello tecnico, è promosso assolutamente. Il rapporto qualità-prezzo ci spinge a delle riflessioni e a delle valutazioni. Questo è quanto. Bene, alluminio, tutto alluminio. Io vi saluto, vi auguro un buon fine settimana. Spero di riuscire a fare un video anche domenica. Se non riuscissi, ci vediamo domenica, quella dopo. Buona serata a tutti, e buona barba, ovviamente, a tutti.
Ciao.